Allora, oggi iniziamo l'ultimo blocco di tre lezioni su Descartes, così da definire totalmente la prima volta del corso quello di cui sarà oggetto dell'esonero, che si terrà, lo ricordo, il 19. Ricordo ancora che il 19 mattina, notte a mezzanove circa, insomma il tempo di arrivare in ufficio, io caricherò su formazione online le tracce che voi dovrete sviluppare. Non ho ancora deciso se saranno due o tre tracce, comunque poco conto, sicuramente se saranno due saranno una su Montaigne e una su Descartes, se saranno tre comunque copriranno questi due autori, quindi i saggi di Montaigne, in particolare dell'esperienza, prima e seconda meditazione, e le pagine di Gassendi, di obiezioni e risposte, con le risposte di Descartes, che sono in programma. Caricherò queste tracce e avrete fino alla mezzanotte del 22 di aprile il tempo per inviarmi gli elaborati. Potrete caricare gli elaborati direttamente su la pagina su formazione online o inviarmeli via mail, per me non c'è problema. Vi chiedo solo di fare un attimo attenzione, di non fare come hanno fatto alcuni vostri colleghi degli anni scorsi, che mi hanno mandato l'intero elaborato nell'oggetto della mail, che insomma vi rendete conto che diventa estremamente complicato poi leggere una cosa del genere. Quindi succede questo spesso utilizzando, spesso può succedere utilizzando tablet o facendo via cellulare, prendetevi, scusate, una mezz'ora in più, usate un computer e mandatemelo quindi in allegato nella mail, caricate su formazione online, non nell'oggetto, ecco, perché lì a quel punto diventa impossibile. Qualche giorno dopo, il 22, io la prima cosa che troverete sarà un elenco di tutti quelli che mi hanno mandato elaborato in tempo utile, così da permettere a tutti quanti gli interessati di verificare di essere presenti oppure no. La valutazione sarà singolare e sarà inviata a ciascuna valutazione a ciascuno di voi, cioè la trasparenza finisce tra virgolette, la pubblicità meglio, non nel senso di reclamo ma di report pubblico all'elenco dei partecipanti, ovviamente la valutazione individuale a ciascuno di voi, chi di voi parteciperà avrà la sua specifica valutazione. Ricordo ancora una volta che la valutazione farà media con l'esame orale che si terrà invece a partire da giugno e che riguarderà, per chi farà l'esonero, soltanto la seconda parte del corso, la parte istituzionale, quindi riguarderà Hume e alcune pagine di Cavalli di cui vi darò una traduzione più in là, e la parte istituzionale. Nel caso in cui non siate soddisfatti della valutazione dell'esonero, è sufficiente dirmelo prima dell'esame orale, intendo dire, quindi comunque un po' di tempo prima, perché la cosa, l'esonero cade nel dimenticatoio, però a questo punto ovviamente l'esame finale costerà di tutto il programma, quindi sia la prima che la seconda parte. Ultima cosa, chi di voi fosse interessato invece a fare una relazione, tra le modalità possibili di sostenere l'esame, una relazione su un tema, l'esonero non lo faccia, nel senso che a quel punto altrimenti rischia di moltiplicare inutilmente il lavoro. Cioè, chi vuole fare una relazione su un argomento concordato con me, beh, la relazione per sua natura ha una struttura più ampia, diversa rispetto a un elaborato, anche una prova scritta, quindi inutile sovraccaricare modalità che tra di loro sono abbastanza incompatibili e divergenti. Queste sono le indicazioni che volevo dare per la prova che si terrà il 19. Non c'è bisogno di iscriversi, qualcuno di voi mi ha anche scritto perché non c'è bisogno di iscriversi, è sufficiente appunto una volta preparato, elaborato, inviarmelo. Nome, ovviamente, a proposito, altra cosa che dimentico sempre, a volte qualcuno dei vostri colleghi si è dimenticato, nome, cognome e numero di matricola. Non mi basta la mail, perché con la mail francamente non riesco a risalire ovviamente ciascuno di voi. Quindi nome, cognome, numero di matricola e elaborato. Bene, detto questo, oggi
introduciamo una parte più corposa per certi aspetti, su cui siamo un po' costretti a procedere a volo d'uccello, ma è comunque importante, del corso, della prima parte del corso, che riguarda le obiezioni e le risposte a Descartes, le quinte obiezioni e risposte alle meditazioni di filosofia prima di René Descartes. Abbiamo visto all'inizio, quando abbiamo introdotto il testo, che Descartes sottopone le sue meditazioni mediante la mediazione di Mersenne, del grande amico Marin Mersenne, sottopone le sue meditazioni ad alcuni saggi, alcuni pensatori contemporanei. Tra questi abbiamo Thomas Hobbes, questi abbiamo lo stesso Mersenne, Antoine Arnauld, tra questi abbiamo appunto Pierre Gassendi, che è una delle figure più rilevanti del Seicento francese. È un autore che per certi aspetti si presenta come un'alternativa, importante alternativa alla filosofia cartesiana, per più motivi. Anzitutto perché essenzialmente è un autore che anch'egli, come Descartes, partendo dalla scienza, perché in fin dei conti non dimentichiamo mai che Gassendi, per esempio, oltre che avere relazioni epistolari con Galilei, fu anche un astronomo e nel 1621 studiò quel fenomeno che noi chiamiamo aurora boreale e comunque si impegnò in maniera notevole nello studio dei fenomeni celesti. Ad esempio, osservò il passaggio del pianeta Mercurio davanti al Sole. È anche nato 4 anni prima di Descartes, nel 1592, muore nel 1655, quindi muore qualche anno dopo, 5 anni dopo Descartes, è anche un religioso. Lui segue la carriera del religioso, fu un presbitero, matematico, certo non a livello di Cartesio. Ha iniziato la sua speculazione anzitutto come critico della filosofia aristotelica e propugnatore di una scienza, di una nuova scienza della natura su basi atomistiche. In qualche modo, Gassendi, ho già accennato, ho già avuto occasione di accennare a questa questione, conclude quel grande percorso iniziato, ad esempio, con Lorenzo Valla, il proto che si trova anche prima, ma Valla fu in qualche misura il primo grande pensatore a programmaticamente proporre questo. Gassendi conclude quel percorso di incorporazione dell'epicureismo all'interno del pensiero moderno, diciamo anche disattivandone l'aspetto teologicamente più pericoloso, cioè essenzialmente di Epicuro recupera l'atomismo. Recupera l'atomismo perché l'atomismo è il concetto che è legato, correlato in qualche modo al concetto di atomo, che è il concetto di vuoto, sono congruenti con la nuova scienza che si sta costituendo, prefigurando in questi anni, con la nuova scienza della natura. Recupera anche alcuni elementi della morale epicurea, in qualche misura, soprattutto l'insistenza possiamo dire, sulla misura, sulla capacità di dirigere i propri comportamenti, le proprie scelte sulla base della misura, della ricerca
di un piacere che però perde quei caratteri di piacere, fra virgolette, grossolani, materiali, che invece sembravano caratterizzare una certa interpretazione dell'epicureismo. Essenzialmente, esattamente come Valla, per esempio, parlava del sommo bene come un piacere spirituale, derivante dalla fede, derivante dalla conoscenza di Dio, eccetera, eccetera, Gassendi recupera questi aspetti. Non è un caso che alcune tra le opere più interessanti che Gassendi pubblica ci sono delle animadversiones in decimum libri di Diogene Laerzi, cioè delle annotazioni, dei commenti che Gassendi fa al decimo libro di Diogene Laerzio, che è quello dedicato a Epicuro, ed è insieme al Dialogo di Natura di Lucrezio la principale fonte che abbiamo della filosofia epicurea, in cui si trovano anche le famose tre lettere di Epicuro. Queste animadversiones essenzialmente sono anche, come possiamo dire, fisicamente rappresentano la differenza filosofica, metodologica e retorica rispetto alle opere di Cartesio. Se da una parte abbiamo delle meditazioni, un testo compatto, tutto sommato breve, pensato in maniera che ciascuna meditazione possa essere letta in un giorno, ogni giornata dovrebbe essere dedicata a meditare quel singolo aspetto, le animadversioni sono invece un classico testo erudito, ricchissimo, con testo originale, le note, le traduzioni, le glosse, cioè un apparato che mette in rilievo come la ricerca filosofica, la ricerca filologica, la ricerca scientifica siano tra di loro fortemente integrate sulla base di un sapere erudito che ha quale obiettivo comunque, ed è questo in qualche modo anche l'elemento che, uno degli elementi su cui si può segnare a distanza tra Gassendi e Descartes, che ha quale obiettivo comunque l'assunzione di un certo scetticismo di fondo. Lo scetticismo di Gassendi, intendiamoci, non è quello radicale, abbiamo visto anche in che termini, di Montaigne, perché comunque Gassendi si fa promotore di una ricerca in filosofia naturale, in fisica, di notevole valore. È uno scetticismo che piuttosto tende a rimettere in questione, a rimettere in rilievo le capacità dell'uomo di giungere a una conoscenza così certa come quella che Descartes riteneva di aver acquisito. È uno scetticismo che è altresì legato essenzialmente alla critica diciamo della metafisica classica aristotelica, cioè le critiche che Gassendi rivolge ad Aristotele sono critiche che colpiscono le pretese della tradizione aristotelica di cogliere quella realtà ultima che va oltre la conoscenza sensibile, mentre in quanto, fra virgolette, empirista, Gassendi può essere considerato anche, da questo punto di vista capite perché, un empirista, quantomeno un autore che fa dell'empirismo un punto cardine del suo pensiero, Gassendi ritiene che essenzialmente la conoscenza che noi possiamo avere sia il risultato di un'estrapolazione generalizzante delle esperienze e degli esperimenti che noi conduciamo sul mondo fisico. Questo lo porta anche ad essere soggetto a possibili interpretazioni di stampo materialista. È un tema questo su cui fondamentalmente la storiografia deve
non è che oscilli, però sicuramente è un autore che, per quanto sia indiscutibilmente, almeno per le sue dichiarazioni, io mi attengo a quello che alle sue dichiarazioni, indiscutibilmente cristiano, però aleggia comunque nella sua opera un sospetto di materialismo molto forte. Il maggiore studioso che abbiamo in Italia di Gassendi è indiscutibilmente Tullio Gregori, che insiste di più sull'aspetto antimetafisico, antiaristotelico di Gassendi, rispetto quindi anche sullo scetticismo nel suo pensiero. Di contro, il maggiore studioso in Francia è Olivier Bloch, che invece, per esempio, insiste molto di più sul materialismo di Gassendi. Ma sono, come dire, due interpretazioni tra di loro non incompatibili e che in qualche modo interagiscono per spiegare la ricchezza di un autore che, non avendo la profondità di pensiero e la potenza concettuale di Descartes, perché insomma poi pochi hanno la potenza concettuale di Descartes, in virtù proprio anche della modalità espositiva e della scelta retorica che Gassendi fa nell'elaborare le sue opere, molto ricche di citazioni, molto erudite, sembra quasi dissimulare dietro le fonti altrui un suo pensiero originale che c'è, perché comunque c'è. Le ricerche per le quali Gassendi viene molto studiato. Oggi noi, immagino che voi a scuola non abbiate praticamente fatto Gassendi. Se avete già Descartes, dopo è scontato che l'abbiate fatto, immagino che abbiate fatto Hobbes, immagino che abbiate fatto Spinoza, Leibniz non sono sicuro, Gassendi dopo è scontato che non l'abbiate fatto. Cioè, non si fa mai, fondamentalmente. Non si fa mai per tanti motivi. Che un giorno mi piacerebbe anche conoscere più dettagliatamente, ma è un autore che rimane decisamente sullo sfondo, perché è un autore che sembra maggiormente legato a un'epoca che è fra virgolette finita, però mentre Descartes è un autore che abbiamo visto sembra essere in qualche modo continuamente riproposto nella contemporaneità. In realtà mi verrebbe dire che questa è una scoperta del secondo Ottocento, ma questo è un altro problema. In realtà Gassendi fu molto studiato e molto letto dai suoi contemporanei fino essenzialmente ai primi anni 20 del 1600, come autore essenziale nella rifondazione della scienza moderna o nella fondazione della scienza moderna. Un esempio canonico è quello che troviamo nel Meridione italiano quando la diffusione della filosofia moderna è una diffusione che in qualche misura avviene tutta insieme in blocco con l'arrivo dei testi di Descartes, Gassendi, Hobbes, tutti insieme, che venivano letti insieme a Galilei, quando si poteva leggere Galilei, e non è che venissero, come posso dire, ci si ponesse il problema di chi è più bravo fra i due. Descartes, dopo breve tempo, acquista una priorità legata soprattutto al problema della sua metafisica. Ma quando si comincia a leggere Descartes, lo si comincia a leggere in quanto fisico. Gli studi sulla dioptrica, le meteore, anche il mondo quando viene pubblicato, lo si comincia a leggere in quanto scienziato, e quindi ovviamente anche il suo studio, anche lo studio di Gassendi procede insieme, al punto che c'è un caso famoso di Vico, il quale nella sua autobiografia antipone addirittura la lettura di Gassendi a quella di Cartesio. Non antepone nel senso che è più importante, ma che prima hanno cominciato a leggere i suoi conterranei Gassendi e poi hanno cominciato a leggere Cartesio. Aggiungendo anche, ed è questa una nota su cui
mi soffermo solo brevemente, che lui, quando, dopo aver cominciato a leggere Cassandini, capisce ben presto che gli conviene andare alla vera fonte della filosofia di Cassandini, che è il Derrero Natura di Lucrezio. Per cui smette di leggere Cassandini e va direttamente a Lucrezio. Per poi smettere di leggere Lucrezio perché si accorge che è un autore etico, eccetera, eccetera. Ma questa ricostruzione autobiografica di Vico era anche, oltre che una dichiarazione teoretica di filosofia, cioè lui costruisce e ricostruisce una linea di pensiero di un certo tipo, è anche una dichiarazione storiografica molto importante, perché mostra come venisse letto Cassandini in Italia e come la sua figura fosse rilevante proprio in questa chiave di riscoperta, ennesima riscoperta potremmo dire, del valore sempre attuale di una certa filosofia antica, in particolare dell'atomismo, del epicureismo, del lucrezismo, tentando di renderlo innocuo dal punto di vista teologico. Ora, è molto più facile, paradossalmente, anche se sembra un po' una battuta, rendere innocuo Epicuro che non rendere innocuo Lucrezio. Se non altro perché di Epicuro ci rimane poco, abbiamo fonti aneddotiche e comunque la sua filosofia riesce a, può essere più facilmente, secondo alcuni interpreti, inquadrata all'interno di una prospettiva comunque finalistica e provvidenzialistica, perché poi il problema è anche questo, cioè ciò che sappiamo tutti, che secondo Epicuro e secondo Lucrezio gli dei esistono, la divinità esiste, la questione essenziale, Epicuro e secondo Lucrezio gli dei esistono, il punto è che si disinteressano della vita degli uomini, cioè viene a mancare totalmente l'aspetto provvidenzialistico, l'aspetto di cura anche della divinità nei confronti degli uomini. E in più, quell'altro tema veramente centrale che dà fastidio alla scienza moderna, non solo alla religione, l'assunzione del caso, il clinamen, la casualità come elemento centrale dell'organizzazione del cosmo. E dove c'è caso non ci può essere una legge di natura ferrea, cosa che invece Cassandini cerca di acquisire, seguendo in questo gli insegnamenti di Galilei, eccetera. Questo elemento ci aiuta anche a comprendere che la lettura materialistica che si può legittimamente e si deve fare di parte della filosofia moderna, una delle accuse classiche che viene fatta a Hobbes, anche a Descartes, a Galilei e così via, dai loro contemporanei, di avere in qualche modo espunto, e non solo dai loro contemporanei in realtà, di avere espunto qualsiasi elemento che vada al di là del mondo fisico e materiale. Bene, la lettura materialistica non necessariamente va a coincidere, in Cassandini questo è abbastanza elementare, con una prospettiva provvidenzialistica. Allora, quando adesso vedremo alcune pagine, che avremo occasione di vedere alcune pagine solo, ma insomma sono rilevanti, delle obiezioni che Cassandini rivolge a Descartes, noteremo come in qualche modo emergeranno non soltanto le divergenze filosofiche che sono rilevanti, ma anche le divergenze di approccio
cioè in qualche misura Gassandi insisterà con una serie di obiezioni che sono veramente, mi verrebbe da dire quasi pedanti. L'insistenza sull'utilizzo dei termini, l'insistenza sulla chiarezza di determinate espressioni, come determinate espressioni vengano da Descartes formulate per essere, come dire, intese in una maniera nuova e come invece Gassendi non abbia eventualmente compreso questa novità, segna un po' la distanza che all'interno di uno stesso progetto generale, che era quello della fondazione di una nuova scienza e di una nuova filosofia della natura, pure esiste tra le diverse, potremmo dire, tra le diverse voci della modernità. Noi siamo abituati a radunare sotto la stessa voce Galilei, Descartes, Spinoza, Leibniz, Bacone, Gassendi e così via, a volte semplicemente illudendoci di avere le idee chiare quando si distinguiamo i razionalisti e i empiristi, come se questo, come dire, se questa divisione, fra virgolette, tra squadre di calcio ci aiutasse a comprendere la ricchezza e la complessità di quel dibattito. Non è vero. O quantomeno, come tutte le mappe, concettuali o meno, ci possono servire come orientamento generale. Poi però, quando andiamo a vedere nello specifico la questione, ci rendiamo conto di come sia tutto molto più complesso di quanto non sembri. Un autore come Gassendi, per esempio, si rifà quanto a sua formazione intellettuale, non soltanto ovviamente all'aristotelismo e alla critica dell'aristotelismo, e quindi, come dire, lo svuotamento che all'interno dello stesso aristotelismo c'è stato in chiave scettica di questa filosofia, ma si rifà per esempio anche a autori come, a parte Montaigne, Charron, che viene citato anche da Descartes in un paio di casi, soprattutto in una famosa lettera in cui Descartes difende la sua posizione sugli animali macchina, o meglio sugli animali che non parlano, contro le opinioni di Montaigne e Charron, i quali invece attribuiscono agli animali un linguaggio. E attribuire agli animali un linguaggio significa attribuirgli un pensiero, e attribuirgli un pensiero, abbiamo visto anche ieri, la seconda meditazione, si attribuisce una res cogitans, perché pensiero, pensare è cogitare, è cioè essere un qualcosa che pensa, non semplicemente avere un qualcosa che pensa, ma essere un qualcosa che pensa. Quando Descartes, nella seconda meditazione, addirittura arriva a mettere in dubbio che vedere un uomo alla finestra, ma non solo alla finestra, lo prendo anche direttamente, non significa automaticamente conoscere che quello è un uomo, perché finché non lo sento parlare, finché non lo sento rispondere adeguatamente, io non posso essere certo di avere a che fare con un altro essere umano e non con un automa. Scusate, questo problema posto da Descartes è lo stesso problema che servirà a Turing per porre le basi di quelle che noi chiamiamo intelligenza artificiale. Il famosissimo, famigerato test di Turing, test a cui nessuna macchina ha saputo ancora, che nessuna macchina ha ancora saputo, potuto superare. Su cosa si basa? Sulla possibilità di elaborare un linguaggio macchina così raffinato da rendere indistinguibile un uomo da un computer. Solo a quel punto posso dire che il computer pensa. Questo famoso test non è mai stato superato da una macchina, e forse non è neanche mai, come dire, è intrinsecamente insuperabile. Ma il problema che Turing pone in termini logici, di linguaggio, di pensiero, è un problema classico in qualche misura della storia della filosofia moderna. Cioè la fondamentale difficoltà
di superare questo che sembra uno stallo. Una volta che io so di essere un qualcosa che pensa, come faccio a essere sicuro, come faccio a essere sicuro di essere circondato da altre cose che pensano e non semplicemente da automi. Il risultato, la risposta che dà Descartes, che è fondamentale, viene abbastanza spesso troppo sottovalutata, è che è il linguaggio la chiave. Proprio perché io parlo e mi rispondono. Il linguaggio, ecco perché Descartes insiste su questo elemento che è anche disturbante, sul fatto che gli animali propriamente non hanno un linguaggio. Gli animali fanno dei versi, emettono dei suoni, ma non hanno propriamente un linguaggio, perché il linguaggio è espressione proprio di pensiero, e il pensiero viene a coincidere con l'anima, che spetta agli uomini. Gli animali sono macchine particolarmente complesse, ma in realtà, pur avendone la possibilità dal punto di vista anatomico, e lo dimostra il fatto che i pappagalli ripetono le parole, o i merlindiani, ripetono le parole che sentono, non sanno poi usare queste parole, non sanno veramente usare, non argomentano. Ricordate quell'aneddoto che vi ho raccontato, che in qualche modo rappresenta una sorta di spauracchio concettuale su Maurizio d'Orange, che avrebbe posseduto un pappagallo che era capace di argomentare in maniera così sottile da confutare i teologi contemporanei. Questo è appunto un aneddoto che ci apre, per esempio, uno spiraglio, una porta su una ulteriore scuola filosofica di cui nei manuali almeno si parla molto poco. Non ci sono soltanto empiristi e razionalisti, ma ci sarebbero anche i libertini, gli scettici. All'inizio del corso abbiamo visto come lo scetticismo sia una sorta di filosofia che attraversa quasi tutta la storia della filosofia come un controcanto. Per ogni momento filosoficamente forte in cui c'è un autore che afferma una concezione, noi potremmo dire una concezione importante, forte, eccetera, sembra sempre che dopo un po' spunti fuori qualcuno che gli dica sì, però guarda che le cose non stanno proprio così, che sia Calvilone nei confronti di Anselmo, che sia Pirrone nei confronti di aristotelismo, o che sia Cassandri nei confronti di Descartes. Cioè un tentativo sembra quasi che di riconfigurare in chiave meno definitiva alcuni aspetti del pensiero filosofico. Come anticipato, Descartes non apprezzerà particolarmente le obiezioni di Cassandri. In una lettera lo dice chiaramente, si capisce anche dalla risposta che è abbastanza insofferente. Cassandri aveva un carattere, sembra, abbastanza tranquillo e placido. Descartes aveva un carattere notevole, molto forte, persona amabilissima, ma indiscutibilmente non era una persona placida. E dalle sue lettere, anche dalle sue risposte, si capisce abbastanza, in maniera anche abbastanza chiara. Ma soprattutto quello che emerge è la differenza filosofica, concettuale e di approccio. Cioè, essenzialmente, quello che Cassandri in qualche misura fa è cominciare a erodere alcuni elementi chiave della filosofia cartesiana, non dico partendo dall'interno, ma mettendo in rilievo la difficoltà. Sul piano della fisica, per esempio, sul piano della filosofia naturale, per esempio, la divergenza massima emerge
dalla differente interpretazione della materia. Se, appunto, chiaro l'imitazione, questa seconda meditazione in qualche modo tutta la riflessione, la meditazione cartesiana sulla cera, insisto sul fatto che la materia è comunque una res extensa, ma la res extensa è qualcosa di onnipervasivo, pensabile e quindi conoscibile nella sua essenza in quanto estensione, ma l'estensione possiamo dire è coestesa alla materia, non c'è un'estensione vuota. La materia come res extensa, l'interpretazione che Descartes dà della materia come res extensa, esclude il vuoto. Ma se si esclude il vuoto, si esclude anche l'atomo, perché essenzialmente l'atomo, nella interpretazione classica, è qualcosa di, come possiamo dire, figura, che ha una forma e quindi ha un confine, e tra un atomo e l'altro c'è qualcosa che atomo non è, e quindi c'è il vuoto. Ora, la polemica sul vuoto, abbiamo già avuto occasione di vedere, è una delle polemiche centrali della scienza moderna. Gassendi, proprio in quanto propugnatore di una riscoperta dell'atomismo, è anche un sostenitore dell'esistenza del vuoto, perché ritiene che sia meglio conciliabile con la nuova scienza. Descartes invece esclude il vuoto della sua fisica. Attenzione, riflettiamo un attimo su una cosa prima di procedere. Assumere che esiste il vuoto significa anche assumere, dal punto di vista di uno scienziato, una serie di difficoltà che sembrano difficilmente risolvibili. Oggi noi interpretiamo, sappiamo che della luce si può dare un'interpretazione che è sia corpuscolarista sia ondulatoria. Allora, se diamo un'interpretazione corpuscolarista della luce, non abbiamo troppe difficoltà ad accettare il vuoto, perché i corpuscoli dovrebbero viaggiare attraverso il vuoto. Ma con un'interpretazione ondulatoria, per esempio, il vuoto non è concepibile, perché le onde si trasmettono attraverso qualcosa. E qui, di nuovo, in qualche modo, vi accenno solo brevemente, ritorna quel problema, quel termine, quel concetto chiave che è sempre troppo presente nella scienza fino all'Ottocento, troppo presente perché in fin dei conti è difficilissimo darne anche una definizione corretta, che qual è l'etere? Cioè, essenzialmente, quando a un certo punto non si sa, non si riesce a spiegare come si faccia a definire qualcosa in termini di pieno, anche se sembra vuoto, eccetera, tutti gli esperimenti, Torricelli e così via, beh, c'è sempre questo spunta fuori l'ipotesi ad hoc di questa materia sottilissima, talmente sottile che di cui non possiamo avere un'esperienza, ma che dobbiamo postulare ci sia, che è anche quella materia che permette poi di la spiegazione di una serie di fenomeni naturali. Quella materia che, per esempio, appunto, metaforicamente, ma fino a un certo punto, Vico identifica con l'espressione virgiliana iovis omnia plena. Perché Vico, l'espressione iovis omnia plena, tutte le cose sono piene di Giove, indica semplicemente un tentativo di spiegazione che i primi uomini, ma anche gli uomini dell'età antica, hanno dato dei fenomeni naturali in cui vedevano la presenza delle divinità, il fulmine e così via. Questa espressione però in Virgilio faceva riferimento, per esempio, a una dottrina stoica,
La dottrina stoica affermava la presenza nella natura di un principio razionale che era un principio divino. Quindi l'etere come effettiva presenza di un principio divino e razionale nel mondo materiale. Sono tutte questioni, sono tutti problemi con cui Gassendi, ovviamente Gassendi è venuto prima di Vico, quindi non ha letto Vico, mentre Vico ha letto Gassendi, è stata una lettura importante. Sono tutte questioni con cui Gassendi si è confrontato proprio in queste sue opere di lavoro, di, come dire, di recupero anche storico della filosofia antica. Se nel momento in cui si studia Epicuro, studia il decimo libro di Diogene Laerzio, egli approccia le questioni poste da Epicuro aggiungendo, contestando, specificando con concetti anche delle altre filosofie, gli stoici, Seneca, la filosofia moderna, la filosofia antica. Come dire, un lavoro di stratificazione erudita che è contemporaneamente un lavoro di elaborazione filosofica. Molto complessa. Andiamo adesso però comunque all'opera a queste obiezioni che il buon Gassendi scrive qualche anno prima appunto di quelle animadversiones di cui vi parlavo prima, dell'opera fondamentale. Le animadversioni vengono pubblicate nel 1646. Un'opera del genere non si fa in un mese, quindi sono sicuramente anni in cui sono anni che Gassendi dedica a queste indagini. Comunque sia, Gassendi, nel momento in cui si confronta con Descartes, ha già un passato di studioso importante. Mi salto un attimo la lettera con cui Gassendi introduce le sue obiezioni a Descartes. Noterete, leggendolo con una finezza retorica non indifferente, Gassendi esordisce come docente universitario e come docente di retorica. La retorica era una disciplina legata in qualche modo alla logica, l'organo aristotelico e così via. Non solo, tra le fonti di ispirazione di Gassendi, accanto a Charron, dobbiamo indiscutibilmente accennare a Pietro Ramo e a Vives, a Ludovico Vives, due grandi pensatori umanisti del Cinquecento, diciamo, che hanno fortemente rivisitato e rimesso in questione la logica aristotelica. Vives in particolare fu un grande studioso di retorica, quindi le combinazioni vanno viste anche in questo senso. E c'è una grande finezza retorica di entrambi, anche di Descartes quando risponde, ma come ho detto, Descartes lascia trasparire più facilmente una certa insofferenza, Gassendi meno. Dice delle sue obiezioni, vi propongo dunque queste obiezioni e vorrei che venissero lette da Descartes solo come proposte. Proposte, dico, che non riguardano le cose che vi impegnate a dimostrare in quanto tali, ma il metodo e la forza con cui le dimostrate. Riconosco infatti senz'altro l'esistenza di Dio tre volte grande, sia l'immortalità dell'animo nostro. Notate già l'uso dell'espressione tre volte grande, che in Descartes non trovate. È come una riaffermazione di un'identificazione di un certo tipo di concetto di divinità. Sia l'immortalità dell'animo nostro. Ed esito soltanto sul vigore del ragionamento con cui voi provate questi e altri nodi di metafisica. Cioè, maniera molto gentile, molto garbata, molto dolce, lo sta colpendo al cuore, perché il problema, dice, non è quello che dimostrate, su cui siamo tutti d'accordo, che Dio tre volte grande esista, che l'animo nostro sia immortale, è certo,
ma contesto il fatto che voi riusciate a dimostrarlo veramente. Contesto che gli argomenti che voi proponete siano argomenti davvero validi. Notate che era proprio sulla qualità degli argomenti su cui invece insisteva Descartes. Le meditazioni si presentavano come un qualcosa, un percorso nuovo e più valido rispetto agli argomenti classici. Sulla prima meditazione, Casalì si dilunga poco. Sulla prima meditazione, per la verità, non ho motivo di soffermarmi. Infatti, ne approvo pienamente l'obiettivo, che è quello di aver voluto spogliare la vostra mente di ogni pregiudizio. Questo soltanto non capisco bene. Per quale ragione non abbiate ritenuto che fosse meglio semplicemente, in poche parole, considerare come incerto tutto ciò che prima conoscevate per isolare in seguito quello che fosse stato scoperto come vero, piuttosto che, considerando tutto come falso, rivestirvi di un nuovo pregiudizio invece di spogliarvi di uno vecchio? Frase che nasconde il veleno nella coda. Perché da una parte dice, potevate fare molto prima. Tutte quelle pagine, tutte quelle parole sono state eccessive per dire che cosa? Che dovevate considerare come incerto tutto quello che prima consideravate certo e poi dovevate trovare un punto fermo. Invece che cosa avete fatto? Avete considerato tutto come falso per poi giungere a un nuovo pregiudizio che sostituisce quello vecchio. E tenete presente, dice Cassandri, che vi è stato necessario per tenere fede a voi stessi, fingere un Dio ingannatore o non so quale genio cattivo beffardo, quando invece sarebbe sembrato sufficiente addurre quale causa la caligine della mente umana o la sola debolezza della natura. Allora, qui si adombra anche un tema che pure è presente in Descartes e che verrà contestato in qualche misura a Descartes, per esempio in ambito teologico, soprattutto protestante, il fatto che Descartes sembri non insistere abbastanza sulla debolezza della natura umana. Cioè, questo un po' sullo sfondo, più però precipuamente, in maniera più immediata e sostanziale, perché è davvero necessario fingere un non so quale genio maligno per arrivare a quel punto così radicale di dubbio? Non è sufficiente semplicemente, se vogliamo, nella tradizione scettica che abbiamo visto culminare per certi aspetti con Montaigne, non è sufficiente insistere sulla debolezza dell'intelletto umano, non è sufficiente insistere sul fatto che la nostra mente è la caligine, sporca, non è pura, non è trasparente, non abbiamo capacità di cogliere veramente la verità. Fingete inoltre di sognare per revocare tutto in dubbio e considerare una beffa tutto quello che accade. Fingete di nuovo, sempre il tema della finzione. Ma forse per questo vi farete violenza per credere di non essere svegli e di considerare come incerto e falso quello che è ed accade davanti a voi? Checché ne diciate, non ci sarà nessuno che sia persuaso che voi siete persuaso che nulla di ciò che conoscevate è vero, e che i sogni, i sensi, i sogni, un Dio, un cattivo demone vi abbiano sempre gabbato. Non sarebbe stato più degno del candore di un filosofo e dell'amore della verità dire le cose come stanno, con buona fede semplicemente, e non ricorrere a un congegno, andare a caccia di giovani di prestigio, inseguire ambagi? Comunque, poiché così vi è sembrato, non vorrei continuare ad attaccare. L'attacco che di Gassandi è perfido, dolcissimo, buon carattere, persona amabilissima, ma appunto
sta mettendo in discussione essenzialmente il senso della meditazione. È come dire, ok, gli argomenti scettici sono argomenti tutto sommato abbastanza noti. Non è sufficiente tirare in ballo un genio maligno, non, perché costringervi a fingere di non saper distinguere il sonno dalla veglia, quando basta semplicemente dire che non posso essere sicuro delle cose che conosco? Perché costringere a fare finta che vi si prenda sul serio quando voi fingete di dire delle cose quando è evidente che non è possibile prendervi sul serio? La risposta di Descartes è molto più netta e più diretta anche dell'obiezione di Gassendi. Infatti dice, Descartes dice, dite che approvate pienamente l'obiettivo col quale mi sono sforzato di spogliare la mente dai pregiudizi, in quanto non c'è nessuno che possa fingere che esso sia da disapprovare, ma vorreste che lo facessi semplicemente in poche parole, che dire che, come dire, solo superficialmente. Descartes contesta Gassendi che se avesse proceduto in maniera diversa sarebbe rimasto alla superficie, che avrebbe fornito un'argomentazione insufficiente, non sufficientemente potente. Quasi che fosse tanto facile liberarsi di tutti gli errori dei quali siamo impregnati fin dall'infanzia. Cioè, Descartes insiste sul fatto che i pregiudizi di cui siamo imbevuti, di cui siamo formati, qui se vogliamo possiamo di nuovo prendere come esempio la questione del costume, dell'abitudine, della consuetudine. La consuetudine cos'è se non un insieme di comportamenti, di riflessioni automatiche, di pregiudizi di cui siamo formati e imbevuti e su cui non riflettiamo, su cui non ci interroghiamo neanche del valore di verità di questi pregiudizi. Scusate, una cosa banale, che è un esempio che faceva Richard Rorty, non mi ricordo quale saggio. Siamo tutti d'accordo che è preferibile mangiare un'insalata che non un'ortica. Però l'ortica è commestibile. Basta probabilmente lavorare un po'. Allora, perché si è tutti d'accordo? Per quale motivo siamo tutti d'accordo che non mangiare insetti non è la prima cosa che ci viene in mente quando dobbiamo pensare a cibarci? Mentre in altri luoghi del mondo ci si ciba anche di insetti. Qual è il valore di verità di questa affermazione? Non c'è un valore di verità, nel senso che è contestualizzato all'interno di un universo che è un universo culturale. Descartes dice, io devo fare quel percorso. Non è vero che è semplice liberarsi dei pregiudizi, come tu, caro Gassendi, fai credere. Perché è qualcosa di cui siamo intessuti. Naturalmente voi avete voluto far notare che molti uomini riconoscono bensì a parole che i pregiudizi devono essere evitati, ma tuttavia non li evitano mai, perché non ci mettono affatto impegno o applicazione e ritengono che nulla di ciò che una volta hanno ammesso come vero debba essere considerato come un pregiudizio. Qui Descartes è davvero sottile e rovescia su Gassendi in qualche modo l'obiezione. Non è vero che il suo procedimento è stato inutilmente complicato. Non è vero che è semplice liberarsi dei pregiudizi. È semplice dire che vogliamo liberarci dei pregiudizi. Ma questo è qualcosa che tutti vogliono fare a parole, ma di cui non siamo a volte capaci, non è che non vogliamo, non ce ne accorgiamo nemmeno. Voi certo interpretate egregiamente il loro ruolo, di quelli che vogliono liberarsi dei pregiudizi, cioè solo a parole, e non omettete alcunché di quel che essi potrebbero dire, ma non di meno non adducete alcunché che sembri adorare di filosofo.
Notate anche qui la straordinaria retorica e perfidia retorica di questi scrittori, che sono veramente gli scrittori fenomenali. Io insisto su questo elemento. I filosofi, soprattutto i filosofi moderni, diciamo, qui abbraccio un po' il concetto di moderno, lo amplio abbastanza, diciamo dalla metà del 400, almeno anche prima, se allarghiamo le cose al di là delle somme, comunque dalla metà del 400 a tutto il 700, sono anche formidabili scrittori, nel senso che conoscono perfettamente le regole della retorica, della dialettica, le regole che venivano insegnate nelle scuole, per cui sanno utilizzare tutti gli strumenti atti a persuadere e a instillare dubbi con sottili, a volte sottili citazioni, a volte semplici echi, a volte insinuazioni delicate. Qui sta dicendo a Gassalì, in pratica, primo livello. Voi fingete di essere, fingete, cioè non siete veramente, di essere come quelli che a parole vorrebbero liberarsi di tutti i pregiudizi, state interpretando quel ruolo perché vi serve per argomentare le cose, come dire che so benissimo che voi non siete veramente così, ma soltanto interpretate questo ruolo. Poi però gli dice anche che gli argomenti che adduce non sono davvero filosofo, che come dire, si state interpretando quel ruolo, però tutto sommato la pensate abbastanza veramente anche così. Quindi è difficile distinguere. Infatti, dove dite che non mi è necessario fingere Dio ingannatore, né che noi sogniamo, né cose come queste, un filosofo avrebbe ritenuto di dover aggiungere la ragione per cui quelle cose non possono essere revocate in dubbio, o nel caso in cui esse non ne avesse avuto alcuna, come di fatto non ne ha, non avrebbe detto ciò. A Saint-Denis, secondo Descartes, si limita a dire che non avrebbe dovuto tirare in ballo un Dio ingannatore o la distinzione di San Noveglia, senza fornire però argomenti veri, alternativi a quegli argomenti per sviluppare il tema del dubbio. E non avrebbe aggiunto che sarebbe bastato qui addurre quale causa la caligine della mente umana o la debolezza della nostra natura. Per emendare i nostri errori, infatti, non serve a niente dire che erriamo perché la nostra mente si avvolge nella caligine o perché la natura è debole. Ciò, infatti, è lo stesso che limitarsi a dire che erriamo perché siamo esposti agli errori. Cioè, sto dicendo, è una tautologia. Dire che io sbaglio perché sbaglio, dire perché io sbaglio perché la mia mente è caliginosa, è sporca, è opaca, vabbè, è dire una cosa banalmente vera, ma che non mi spiega perché è così e come faccio a eliminare l'errore. Ed è manifestamente più utile prestare attenzione, come io ho fatto, a tutto ciò in cui può accadere che erriamo, per non assentirvi sconsideratamente. Qui sta riprendendo un luogo classico dello scetticismo, come abbiamo visto. Capire in che cosa sbagliamo, quali sono i nostri errori, qual è l'origine dei nostri errori, per non assentirvi immediatamente. Un filosofo non avrebbe detto neanche che, considerando tutto ciò che è dubbio come falso, mi rivesto di un nuovo pregiudizio invece di spogliarmi di uno vecchio. Vedete, questo è proprio il punto su cui ho detto prima, era il veleno nella coda, nella breve obiezione di Gassendi. Descartes è perfettamente consapevole di questo, perché ciò che Descartes vuole dimostrare è che egli non combatte i pregiudizi con un altro pregiudizio, ma semplicemente dissipa ogni possibile pregiudizio in virtù di una ricerca che finalmente giunga a quel famoso fondamento certo di cui è alla ricerca. O comunque si sarebbe prima sforzato di provare che da tale supposizione si origina il pericolo di tale inganno.
Ma voi al contrario affermate poco dopo che io non posso farmi violenza per considerare come incerto e falso quel che ho supposto come falso, ossia per rivestirmi di quel nuovo pregiudizio del quale temevate che temevate che mi rivestissi. Né si sarebbe meravigliato un filosofo di una supposizione di questo tipo, più di quanto si sarebbe meravigliato se una volta per rendere dritto un bastone che è curvo, lo curvassimo dalla parte contraria. Sa infatti che per illustrare la verità è spesso utile prendere così come vero ciò che è falso, come quando gli astronomi immaginano in cielo l'equatore, lo zodiaco e gli altri circoli. I geometri aggiungono nuove linee e figure date, come fanno i filosofi spesso in molte occasioni. Chi però chiama ciò ricorrere a un congegno, andare a calci di gioco di prestigio, inseguire ambagi e lo dice indegno del candore di un filosofo per amore della verità, attesta di certo di non volersi valere né del candore di un filosofo né di argomento alcuno. Allora, primo elemento, qui ha messo insieme un sacco di cose, tutto importante e tutto in un certo spessore. Però, un filosofo non dovrebbe meravigliarsi, come invece ha fatto Cassandino, del processo cartesiano, della prima mediazione, più di quanto dovrebbe meravigliarsi per rendere dritto un bastone che è curvo, curvarlo dalla parte contraria. Questo esempio, che Descartes fa anche in una lettera a Mersenne, nel gennaio 1630, è un esempio che trovate anche nei saggi di Montaigne. Quando Montaigne dice che per correggersi a volte si è dovuto opporre alla parte a delle inclinazioni, esasperando le inclinazioni, volutamente, forzandosi a esasperare le inclinazioni contrarie. Questa che sembra un semplice accenno, probabilmente è un semplice accenno, perché poi intendiamo che questo è un luogo comune anche della retorica dell'epoca, va inquadrata poi all'interno di un discorso che fa immediatamente subito dopo Descartes. Ciò che è vero e ciò che è falso, per quanto non siano tra di loro assolutamente sovrapponibili, a volte in determinati momenti, per giungere alla verità, per esempio lo studio di astronomia, è necessario prima di tutto procedere immaginando come è vero ciò che non lo è, le costellazioni. Le costellazioni non esistono. È banale. Siamo noi che attribuiamo determinati nomi e immaginiamo, osservando la volta celeste, che si possano, come dire, disegnare le costellazioni. Ma non è assolutamente vero così. Però può essere utile per un primo passo in un discorso scientifico di carattere astronomico. Di nuovo, per illustrare la verità è spesso utile prendere così come è vero ciò che è falso, come quando gli astronomi immaginano in cielo l'equatore, lo zodiaco e altri circoli, e i geometri aggiungono nuove linee a figure date. La costruzione di un modello esplicativo, almeno in un primo momento, può essere utile per poi superarlo. La costruzione di un modello esplicativo è appunto un momento di passaggio. Esattamente come il genio maligno, esattamente come il genio ingannatore, esattamente come il sogno. È falso. Certo, non è ovvio che non esiste un genio ingannatore. Aspetta,
ovvio che non esiste genio maligno, lo è fra virgolette ovvio fra filosofi. Non dimentichiamo mai però che nell'epoca di Descartes, ancora allora, la convinzione dell'esistenza di streghe, stregoni, interventi di diavolo, eccetera, era una cosa assolutamente diffusa e comune. Ricito per l'ennesima volta Don Giovanni di Molière, Molière che è stato allievo di Cassandier e così via. Cioè, il fatto che Don Giovanni finisse all'inferno, che i demoni salissero e lo portassero giù all'inferno, non era considerata come una metafora, sì, forse anche una metafora indicante la dannazione, no, era qualcosa di vero, percepito come vero, vissuto come vero. Quindi l'accenno cartesiano, vedete, ha più livelli. Però a un filosofo dico, vabbè, ma quello mi serve per dimostrare, partendo da questo punto, è un modello per giungere a una successiva elaborazione, che è quella su cui Gassendi insiste invece un momento successivo nella seconda meditazione, a cui dedica decisamente più spazio, perché è nella seconda meditazione. Se nella prima meditazione, in fin dei conti, secondo Gassendi, Descartes non ha fatto altro che riproporre un luogo scettico, un'argomentazione scettica che egli tutto sommato poteva fare propria, semplificandola, non c'era bisogno, in fin dei conti, di tutto quell'ambaradan, di tutti gli ambagi, però essenzialmente serviva per eliminare pregiudizi, vabbè, l'obiettivo era quello, l'obiettivo era condivisibile, è andato tutto bene. Nella seconda meditazione invece, quando Descartes giunge al punto positivo, alla certezza, alla conoscenza di quel punto solido, la natura della mente umana, affermando per di più che questa mente umana è più nota, quindi maggiormente conoscibile del corpo, cioè di quel qualcosa di cui in realtà invece noi dovremmo avere una conoscenza più immediata. Scusate, anche qua è un punto veramente importante. Perché affermare che la mente umana, la mente, l'anima sia più nota del corpo, significa fare un'affermazione tutt'altro che banale. È tutt'altro che chiara, ecco perché Descartes dedica comunque pagine molto importanti a questo tema. Perché che cosa sappiamo noi di noi stessi in quanto esseri pensanti? Tutte le conoscenze che noi abbiamo di noi stessi come esseri pensanti, una prospettiva fra virgolette non cartesiana, sono in realtà conoscenze mediate dal corpo. Sono sempre, per esempio, le sensazioni, le pulsioni, le volizioni e così via. Quindi dire che io mi conosco meglio come essere pensante che non di quanto conosca i corpi, sembrerebbe voler spiegare qualcosa con qualcosa di ancora più oscuro. E invece Descartes dice chiaramente che siamo trasparenti a noi stessi in quanto esseri pensanti, mentre del corpo abbiamo soltanto, si fa per dire, una conoscenza per essenza, una conoscenza derivante dalla mente, è un percorso completamente. Tutte le conoscenze che ci derivano dai sensi sono in realtà conoscenze che non ci dicono nulla del corpo, se non l'estensione, che in realtà è qualcosa che noi acquisiamo per via di ragionamento, per via di mente, di cognizione intellettuale quasi. E qui è proprio uno dei punti in cui le distanze tra Descartes e Gassendi sono massime. Non c'è vero che quanto alla seconda, dice Gassendi, vedo che continuate ad essere beffato e che non di meno vi accorgete che voi siete. Ho immaginato questo e quest'altro, ho immaginato un genio maligno che mi inganna, ma proprio perché mi inganna non puoi datarmi sul fatto che io esisto. Ego existo, ego sum.
Posso ingannarmi su tutto il resto, il genio maligno può concentrarsi e ingannarmi su qualsiasi cosa, ma non mi può ingannare su questo fatto. E finché io penso, so di esistere. Perché, se un, perché ciò che non esiste non può pensare. Io. Voi che venite beffato e perciò stabiliti che quel famoso enunciato, io sono, io esisto, è vero ogni volta che viene da voi pronunciato, concepite con la mente. E tuttavia non mi sembra che aveste bisogno di tutto questo apparato di nuovo. Quando eravate certi, d'altronde certo, ed era vero che voi siete, e sareste potuto arrivare alla medesima conclusione a partire da qualsiasi altra vostra azione, poiché è noto per lume naturale che tutto ciò che agisce è. Qui subito il passaggio in qualche modo dalla prima alla terza persona segna anche qua un distacco. Intanto qui Vyasandi, facendo finta di nulla, introduce questo tema che è quello del lume naturale, come dire, depotenzia l'argomentazione cartesiana dicendo in fin dei conti è un argomento abbastanza semplice che chiunque avrebbe potuto svolgere, non c'era bisogno di questo argomento così capzioso. Per lume naturale, per semplice buonsenso, per ragione comune, sappiamo che tutto ciò che agisce è, ma ha trasformato il pensiero in azione. E infatti Descartes reagisce subito male, tra virgolette. Continuate qui a fare uso di una simulazione retorica come argomento. Notate, simulazione retorica come argomento. Gli argomenti non ci sono, si finge solo che ci siano. Fingete infatti che io scherzi là dove faccio sul serio, prendete sul serio come se fosse stato detto ed affermato veramente quello che ho presentato solo a mo' di domanda e a partire dall'opinione ordinaria degli altri per fare su di esso ulteriori ricerche. Ciò su cui, cioè, Descartes insiste in questo momento rispetto a Vyasandi, è proprio la differente modalità argomentativa. Descartes ritiene che il percorso da lui esemplificato nelle meditazioni sia l'unico percorso che gli permette veramente di giungere alla verità. Non era una scelta casuale. Per contro, accusa Vyasandi di non fornire argomenti, ma di limitarsi a giochi retorici, attribuendogli cose che egli non ha detto, o volgendo alle affermazioni domande. Notate, qua è una critica molto importante, perché in qualche modo investe in un certo senso lo statuto della scienza, della filosofia, della nuova filosofia. Cosa, su cosa si fonda la scienza? Su cosa si fonda la nuova filosofia che questi autori stanno cercando di elaborare e fondare e portare avanti? Su, abbiamo già visto, su argomentazioni. Le argomentazioni dovrebbero avere una valenza logica, dimostrativa, cogente. La retorica che Descartes rimprovera a Vyasandi, di nuovo ricordo che Vyasandi si è formato sulle opere di Vives, di Ramo e così via, la retorica presenta sfumature diverse, perché da una parte in qualche modo non distingue per esempio tra
scherzo e realtà li confonde, li rovescia, manipola. E poi essenzialmente la retorica ha una valenza, meglio, ha una finalità persuasiva che non è detto coincida con una finalità argomentativa. Voglio dire, l'argomentazione dovrebbe, vabbè, diciamo in termini non cartesiani, l'argomentazione dovrebbe fare riferimento esclusivamente a motivazioni, o meglio ad argomenti puramente, fra virgolette, razionali, tali da poter essere accettati da chiunque semplicemente sulla base dell'analisi degli argomenti proposti. Se vogliamo, in un certo senso, un esempio classico di argomentazione è un teorema geometrico, il teorema di Pitagora. Indipendentemente dal fatto che la cosa vi possa dare fastidio o meno, il teorema di Pitagora è quello. La retorica, la persuasione retorica invece può anche fare appello a tutta una serie di sfumature, tonalità, temi che non fanno esplicito o implicito riferimento ad argomenti razionali, ma toccano il costume, la consuetudine, le passioni e così via. Ne abbiamo parlato anche con Montaigne, che fa un formidabile uso di questi giochi. Ma abbiamo anche accennato, a proposito di un'altra paio di questioni, l'esempio che di nuovo faccio, ho già fatto, è quello di Giulio Cesare di Shakespeare. Quando Bruto, chiamato a spiegare per quale motivo ha ucciso Cesare, fornisce un argomento, un'argomentazione ben precisa, un sillogismo. Invece, Marco Antonio, nel suo discorso non spiega nulla, non accusa neanche Bruto, non dice Bruto è un assassino, no, insinua, manipola. Se Cesare avesse voluto farsi re sarebbe stato giusto ucciderlo. Tutti voi avete visto che Cesare ha rifiutato per ben 3 volte la corona che io gli offrivo. E quindi non voleva farsi re, ma Bruto dice che Cesare voleva farsi re, e Bruto è un uomo d'onore. Ripetendo in maniera ossessiva questo gioco di parole, in realtà insinua che Bruto, chiamato uomo d'onore, sia tutto tranne che un uomo d'onore. L'accusa che sta facendo Descartes a Gassendi è di questo tipo. Di usare la retorica per sminuire gli argomenti che lui ha proposto. Quindi in realtà di non andare a toccare gli argomenti, ma dice: tu mi stai facendo dire qualcosa che non ho detto. O non mi sai leggere, oppure hai una lettura tendenziosa. Che Gassendi non sapesse leggerlo non lo so. Che avesse una lettura tendenziosa, forse. Di nuovo, però, questo ci deve far riflettere sulla difficoltà che a fronte di un apparato culturale, di un lessico filosofico acquisito, poteva presentare un testo come Le Meditazioni. Cioè, quel testo che oggi noi crediamo di avere molte meno difficoltà a leggere Le Meditazioni di filosofia prima di Descartes rispetto alle opere di Gassendi. Dico crediamo perché Le Meditazioni sono un'opera straordinariamente densa, sicuramente lo leggiamo con maggiore, fra virgolette, facilità. Ma cerchiamo di ricordare sempre che quando apparvero, questi furono in qualche modo uno smottamento anche nel lessico filosofico, e quindi c'è la difficoltà a capire di cosa e su cosa Descartes stesse proponendo le sue novità, quali fossero gli elementi di rottura veri che c'erano. Aggiungete, dice Gassendi,
dopo che avete affermato, voi di casa avete affermato che sapete di essere qualcosa, che non per questo intendete a sufficienza cosa siate. Qui fate sul serio e lo concedo più che volentieri. È proprio questo il nodo della difficoltà. Appunto questo sempre si è stato da ricercare senza ambagi e senza tutta quella supposizione. Qui sto tornando alla prima obiezione, insiste. Il problema vero, dice Sandino, è che voi dovete spiegare che cosa siete quando dite di essere quel qualcosa che esiste, che pensa in quanto esiste. Di conseguenza vi proponete di meditare su quel che avuto credu su quel che avete creduto di essere, e questo affinché, una volta sottratto ciò che è dubbio, rimanga soltanto ciò che è certo ed inconcusso. Di nuovo, ricordate, nella seconda meditazione, Descartes riprende tutto il tema del dubbio concentrandosi su di sé, sul corpo, sull'uomo, sull'essere umano e sull'io, così da poi giungere finalmente alla definizione di io dell'ego come res cogitans. E non c'è nessuno che non possa provare quello che fate. Di nuovo, gioco retorico. Avete affrontato la questione poiché ritenevate di essere un uomo, vi siete chiesti che cosa sia un uomo. E scartata per la posta la definizione ordinaria, uomo come animale razionale, perché aveva detto Descartes che piuttosto che dare una spiegazione, definire l'uomo come animale razionale avrebbe soltanto portato a ulteriori complicazioni, perché avrei dovuto spiegare cosa si intende per animale e cosa si intende per razionale. E quindi era una definizione che non aiutava in nulla. Allora, dice la Sandì, isolate quello che si presentava al vostro pensiero di primo acchito, come l'aver volto, mani e tutte le altre membra che designavate col nome di corpo, e poi, e questo lo riferivate all'anima, che vi nutrite, camminate, sentite, pensate. Qui la Sandì sta ricostruendo, in maniera però che mira a mettere in discussione i risultati, il percorso cartesiano. Ok, voi avete detto, volete capire che cosa sia l'io, avete cominciato con dire che essere animale razionale non significa nulla, quindi Aristotele, via, buttiamolo via, e la Sandia è fondamentalmente anche d'accordo, e a questo punto avete detto, ok, allora io parto da me, io sono un uomo, cioè innanzitutto sono fatto, ho un certo corpo, ho un volto, delle membra, e ho un'anima, e all'anima associo tutte quelle funzioni, il nutrimento, la sensazione, eccetera, eccetera, che sappiamo appartengono alla tradizione aristotelica, per poi rifiutarle, perché in realtà appunto Descartes lo dice, la res cogitans, ma non è questo. E va avanti questo, purché si guardi alla vostra distinzione tra anima e corpo. Dite che di che cosa fosse l'anima non vi accorgevate, ma lo immaginavate soltanto come un qualcosa di simile a un vento, a un fuoco, a un'aria infusa nelle parti più grossolane del vostro corpo. Questo è memorabile. Dice, ah, dice allora, voi dite che prima di riflettere identificavate di fatto l'anima con un soffio sottilissimo che attraversava il nostro corpo. Quanto al corpo, non dubitavate che la sua natura consistesse nell'essere suscettibile di avere figura, di essere circoscritto, di riempire uno spazio e così via. Allora, lo vedremo meglio domani. Qui Gassandi mette il dito su un punto che gli è particolarmente caro, sul problema, cioè del corpo, su come sia veramente possibile definire correttamente ciò che è corporeo e materiale, e poi di lì risalire al problema della nozione, della conoscenza dell'anima e della dimostrazione della sua immortalità. Anche oggi potete attribuire queste cose ai corpi. A parte che non le attribuiate a tutti, dal momento che il vento è un corpo e tuttavia non è percepito con la vista, e che non escludiate altre cause concomitanti.
perché qua il gioco retorico che fa Gassendi dice: attenzione, il corpo non è definibile tout court come tu stai facendo, ovvero nell'essere suscettibile di avere figura, nell'essere circoscritto, nel riempire lo spazio, nell'escludere da quest'ultimo ogni altro corpo, nell'essere percepito col tatto, con la vista, con l'udito, con l'odorato e col gusto. Il vento è qualcosa che viene, che c'è, è pure corporeo, ma non viene percepito facilmente, per esempio, con la vista. Non ha una configurazione. Non ha una figura, non ha quasi in un certo senso un limite, per esempio lo spazio, indiscutibilmente. Infatti, il vento, il fuoco e molti altri corpi muovono. Non si vede poi come possiate difendere quel che aggiungete e negate che il corpo abbia la forza di muovere se stesso, come se ogni corpo dovesse essere per sua natura immobile. Ed ogni suo movimento procedere da un principio incorporeo. È come se si ritenesse che senza un motore incorporeo non scorresse acqua e non camminasse animale. Allora, su questo punto, qui Gassendi sta dicendo per certi aspetti qualcosa che Descartes decisamente non ha detto. Però sto ponendo un problema. Sto ponendo un problema a cui Descartes dovrà in qualche misura rispondere. Perché non è vero che negare il principio di autonomia del movimento di un corpo significhi necessariamente attribuire a un principio spirituale, il movimento di quel corpo. Nella prospettiva cartesiana, piuttosto può significare che nessun corpo ha un vero e proprio principio autonomo di movimento, perché il principio di movimento è sempre esterno a quel corpo e va ritrovato, diciamo, nella totalità dell'universo materiale. La causa del movimento è sempre in qualche modo, in un certo senso, una causa esterna. Aggiungiamo che, però, qui il tema è appunto una cosa abbastanza complicata, che autonomia, principio di autonomia, significa anche automovimento e autodeterminazione. E qui Gassendi sta veramente facendo un'operazione un po', non so se definirla strana, scorretta o che. Ma indiscutibilmente l'attribuire il principio di movimento tanto all'uomo quanto al vento, al fuoco e così via, è una confusione rispetto al principio di movimento come l'intendeva propriamente, più propriamente Descartes. Qui non è semplicemente il movimento locale, ma è proprio l'autodeterminarsi nel movimento. E affermare che il principio del movimento sarebbe esterno al corpo materiale, qualcosa che Descartes non ha mai fatto, ma che a Gassendi non è chiaro. Qui è veramente un dialogo fra sordi, in un certo senso. C'è un punto in cui i due non riescono ancora a intendersi perché le prospettive entro le quali si muovono sono molto diverse, sono radicalmente diverse. E sono prospettive che affondano, vedremo meglio domani, le radici essenzialmente sulla diversa concezione della natura materiale del mondo e quindi anche sul problema della relazione con l'atomismo, con il vuoto, con la materia come essa extensa. Perché riflettete, questo era un tema che appunto già nella filosofia antica emergeva. Lucrezio, Epicuro, per dire due, erano più facilmente interpretabili in una lettura della natura causale del mondo, dell'universo e anche dei movimenti degli esseri,
come conciliabili con il principio radicale del libero arbitrio, perché proprio il fatto che il mondo fosse costituito da un continuo incastrarsi e disincastrarsi di atomi i cui movimenti essenzialmente avevano natura casuale, lasciava quel margine che noi possiamo chiamare libero arbitrio. Per contro, in un universo storico, in un universo anche aristotelico, in cui tutto è determinato per via di leggi necessarie, dov'è il principio di libertà del libero arbitrio? Dov'è la possibilità di essere autonomi se tutto è semplicemente determinato da altre cause? Questo è un elemento su cui la filosofia, anche antica, aveva in qualche modo si era interrogata. In questo contesto, la res estensa cartesiana sembra eliminare qualsiasi intervento, come si dice, qualsiasi possibile intervento autonomo, perché tutto l'universo è pieno. E quindi quello che accade è come un'onda. Se io lancio un masso sul lago, le onde che osservo si propagano, ma anche quando non le vedo più, perché sono diventate indistinguibili, ciò non toglie che l'energia impressa continui a propagarsi. E non è possibile che queste onde si fermino a un certo punto. Sandy pone un po' questo problema. Cosa intendete voi davvero per autonomia quando dite che non è possibile che il corpo sia autonomo, che abbia un principio autonomo di movimento? Va bene, continuiamo domani e vedremo dopo.